Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix e torniamo con Dirt Rally. Proseguiamo il campionato Elite della Rallycross. Andiamo a fare il terzo evento. Terzo evento, torniamo in Svezia. Siamo primi in campionato con 47 punti. Stiamo andando bene. Adesso veniamo a fare anche questo di circuito che, come ho detto, sono un po' alternative, si ripetono un po' i circuiti, ma fanno qualche modifica. Siamo questa volta nel gruppo A, non ci mettono mai nel gruppo A, vabbè. Vediamo un po'. Combiniamo. Ecco, abbiamo perso già la posizione, perché si è un attimo imbarcata la macchina, vabbè. Questa, ah, non me la ricordo. Commissari, stanno verificando se hai ottenuto un vantaggio tagliando una No, curva. no, no, Potresti venire non è che un penalizzato. taglio, è che non mi ricordavo la pista. Ah, ok, questa qua. Questa sono da molto che non la faccio, infatti. Speriamo che non penalizzano, perché, come ho detto, non mi ricordavo bene la pista. C'è sempre il solito problema dell'asfalto che si imbarca un attimo. Guarda come si imbarca, maledizione. Stiamo guidando da schifo, mamma mia. Ma male che stiamo guidando, no? Dai, dai. Occhio qua, eh. Vabbè, ormai il primo non lo prendiamo più, quindi adesso andiamo così, eh. Siamo in seconda posizione e sicuramente evitiamo di fare eventuali tagli, perché già uno è andato. Auto davanti a te, ha iniziato un suo Joker. È vero che dobbiamo fare pure il joker. E allora siamo ultimi, siamo abbondantemente ultimi. Hai perso solo una posizione durante il Joker, ma gli Completamente avversari tu hanno già dimenticato del eseguito. Joker, che dovevo fare il Joker. Vediamo se riesco a prenderlo. Secondo. No, se n'è andato. Problema è l'asfalto. Come ho detto, no, non andiamo proprio bene con questa macchina nell'asfalto. Vabbè, questa batteria è andata a farsi inibire, perché a parte che siamo partiti malissimo, quindi comunque era fattibile pure vincere questa prima gara. Comunque, come mi avete detto voi nei commenti, devo abbassare sicuramente il controllo di trazione, che comunque non ce l'ho completo, però non è neanche tolto tutto, però come ho detto, perché questa, ho paura che se tolgo quasi tutto, ecco, arriviamo 13esimi, non ci hanno penalizzato. Comunque dicevo, se lo tolgo tutto completamente, poi ho paura che si perda proprio il controllo e questo, però vediamo. Comunque nelle prossime gare proverò ancora a diminuire il controllo di trazione, perché voglio vedere se derappa, non lo so, derappa derappa, perché queste sono macchine per derappare, però non si imbarca, ecco, diciamo un po' così. Poi spingono come maledetti. Questi spingono. Allora, guarda, guarda come spingono, proprio di cattiveria. Guarda, guarda quelli dove stavano andando. Uno andava proprio nell'erba, dritto. Meglio, meglio. Meglio così. C'è questo che ha già fatto il Joker, è praticamente dietro, quindi questo non lo prendiamo ugualmente più. Io vado a fare il Joker, Hai perso solo una posizione durante il Joker, ma gli avversari lo hanno già eseguito. va. Il primo là. Già fatto. Gli altri no, quelli che ho dietro, quindi poi adesso l'hanno fatto, però
Sembra che sono molto indietro. Sì, perché hanno avuto qualche problemino, qualcuno mi sa che si era girato. Vediamo se riesco ad avvicinarmi a questo. Dubito perché non è che sta andando piano però. Noi perdiamo nell'asfalto, come ho detto, queste maledette macchine tendono a derappare subito quando vai ad accelerare in curva e perdi un fottio di tempo. Loro riescono ugualmente a essere veloci anche in uscita di curva. Vedete, queste maledette derapate ti perdi un casino, altrimenti l'avrei subito preso, perché è lentissimo poi, non è manco veloce questo. Asfalto mi penalizza un casino queste gare. Sicuramente proveremo a abbassare il controllo di trazione per vedere appunto se migliora, come avete detto, perché vediamo un po'. Più che imbarcarsi, come ho detto, è le derapate che voglio che non faccio, perché preferisco che vada dritta anche in curva senza che derapi, perché quando derapa perdi un casino. Comunque abbiamo guadagnato qualcosa, siamo noni. L'importante è stare tra i primi 12 perché ci qualifichiamo in semifinale. Diciamo che combiniamo la batteria 3. L'auto dietro di te, stai seguendo il giro Joker adesso. Ah, e poi rimani pure davanti. Maledetto, sì. Un maledetto. C'ha la curva a favore questo. Togliti però, eh. E se è lento ti devi spostare. Mi ha spostato fuori. Ma questa è una bastardaggine. Guarda qua. No, no, niente, niente. Mi ha spostato completamente dalla curva, mi ha buttato fuori. Vabbè. Vabbè, ultimi, perché questi non li prendi più ormai. A parte che si è girata la macchina. Sta curva proprio non la vogliamo fare. No, come ho detto, le avrei preferite al mille per mille tutto sterrato queste piste. Non ci fa una ceppa all'asfalto, non serve a niente. Fa solo perdere tempo con queste macchine. Almeno io la vedo così. Poi non mi serve l'asfalto. Adesso perdiamo un fottio di posizioni, perché siamo ultimi, quindi eravamo già noni prima di fare questa gara. Quindi c'è anche, poi a parte questa curva è improponibile, va sempre verso quella parte. No, è un'altra di quelle piste brutte queste, che non siamo proprio competitivi per niente. Adesso vediamo quanto scendiamo, speriamo di stare al limite del 12° posto, perché se no, no, niente, qua derappa troppo. Brutta, brutta, brutta gara. Ma ci ha spinto quello. Siamo ultimi, 12esimi, al limite, siamo al limite, perché se scendiamo oltre il 12esimo non siamo neanche semifinale, quindi dobbiamo assolutamente fare bene questa ultima batteria, altrimenti ciao. Semifinale e finale qua. Anche se comunque noi spuntiamo sempre in un modo o nell'altro.
Adesso è importante subito prendere il comando, possibilmente scappare via. Ok. Si imbarca sempre. L'auto dietro di te ha iniziato il suo Joker. Non hai perso posizioni durante il giro Joker. Ah, perfetto, quindi eravamo abbastanza avanti anche per rimanere i primi. Buono, buono. Eh no, questa la dobbiamo vincere assolutamente, visto il disastro delle precedenti batterie qua. Assolutamente dobbiamo essere i primi. E c'è il tredicesimo che è praticamente a pari punti con noi, quindi. Ci molliamo anche un po' il freno a mano qui perché gira a miglio la macchina. Dai, 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 ultimo giro ragazzi, ultimo giro, dai. Ultimo giro di sofferenze, poi vedremo cosa combiniamo nella semifinale, che ci metterà sicuramente con piloti forti, perché comunque partiremo in posizioni abbastanza svantaggiose, perché siamo qualificati comunque bene, abbiamo fatto batterie pessime, quindi. Ma comunque penso che siamo qualificati, comunque erano dietro questi, eh. E questa bisognava vincerla assolutamente, se no rischiavamo qua, eh. Siamo addirittura risaliti fino al sesto posto, quindi è abbastanza equilibrata la situazione. Vabbè. Siamo in semifinale, siamo terzi nel semifinale 2. Adesso ci tocca solo arrivare terzi, ragazzi, e poi siamo in finale. Non stringete, maledetti, non stringete. Sti stringono. Bastardaggi. Vedo niente. Sta pol. Occhio. Quello se n'è un po' andato. Lo so se lo becco. Vediamo un po'. Lontano, ma l'auto dietro di te, stai seguendo il giro Joker adesso. Vediamo, vediamo, vediamo. Qualcuno ha già fatto il Joker là dietro. Tira, 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 Dan, tira. Manetto, manetto, dai che li stiamo mettendo a pressione a questo, dai. Facciamo un po' di errori. Molti errori sto facendo, sto uscendo largo da tutte le curve. Facciamo il Joker adesso, noi. Non hai perso posizioni, ottimo lavoro. Facendo schifo quello che è davanti, ve lo sto già dicendo. Che adesso fa il Joker e perde un fottio secondo me, se non gli stiamo dietro. Naturalmente. Così siamo al quarto giro, ora ritarda a eseguire il Joker questo. Sta facendo molto male perché
perderà sicuramente posizione. Soffort la nostra, penso che torniamo primi, speriamo. Dai, dai, dai! Metto giro. Ecco che fa il Joker. Oddio, non è che comunque facendo il Joker in questo tipo di pista qua non è che perdi molto, perché praticamente è dritto. Non è come in altre piste che devi fare un po' una curva anche lenta. Qui non perdi molto facendo il Joker, ho notato. Infatti è dietro, però sicuro che non passa. Questo è proprio ma sicuro, quindi ultimo giro. Ok, vabbè ragazzi, siamo in finale, alla fine stiamo andando anche bene perché stiamo iniziando a ricordare bene la pista, le prime gare erano un po' così perché dovevamo prendere il callo della pista, no? Dobbiamo abituarci, più giri fai e più la fai meglio la pista. Va bene, va bene, siamo qualificati, perfetto, e siamo in finale ragazzi. Vediamo se riusciamo a vincere anche la finale, sarebbero ben 25 punti, eh. No, imbarcarti, maledetta, non imbarcarti, vai. L'auto dietro di te ha iniziato il suo Joker. Qualcuno inizia il Joker, questa è la finale ragazzi, quindi dobbiamo essere rapidi, eh. Vai così. Ma io direi di fare pure il Joker ragazzi adesso, perché così ce lo togliamo subito. Sì sì, lo famo subito, che bello. Perfetto, ottimo, ottimo, ci è andata perfettamente, quindi abbiamo fatto bene a farlo subito, che hanno fatto tutti, quindi adesso sta tutto a non fare errori. E vinciamo pure l'evento. Dai, dai, dai. Ho detto io ragazzi, spero che vi stia piacendo anche questa modalità di Dirt Rally. L'ho sbagliato proprio l'ingresso. Che a me mi sta piacendo molto. Comunque poi come ho detto, almeno qua tutto sommato riesce a vincere anche con un po' di difficoltà, però si può. E nei rally classici è tosta, è tosta, è bello difficile, ma anche lì cercheremo di riprenderlo al termine di queste gare. Vediamo di immaginare anche lì. Che comunque non abbiamo neanche provato molte altre macchine anche degli anni 2000, cioè del 2010. Ci sono un bel po' di macchine restanti, non abbiamo usato tutte le macchine anni 60 fino agli anni 80 mi pare, quindi sono propriamente competitive, però le vedremo tutte. C'è anche il campionato mondiale di questa rallycross che possiamo fare dopo aver finito questo, lo vedremo che è quello, però prima di fare questo c'è anche un altro campionato sempre qui, campionato master dopo questo. Voglio farli tutti come ho detto,
Comunque ragazzi, tra poco uscirà anche altro gioco di rally, Sebastian Loeb e Vorelli. Vorrelievo, quello che è, comunque lo andremo a fare anche quello. Uscirà più o meno a fine gennaio, mi pare. Quindi titoli motoristici ce n'è. Comunque proseguiamo anche questo Dirt Rally, però faremo anche quello. Quest'ultimo periodo tra WRC, Dirt Rally, poi all'altro che uscirà tra poco. E intanto vinciamo pure la gara finale, quindi andando male con le batterie, visto che poi si va a vincere. Bicchiamo 25 punti. Buono, questi 95.000 crediti e quasi 100.000 è ottimo. Allora, intanto, nuovo slot incentivi per un po' per tutti. Aggiornamento Turbo 2 è stato 60% sbloccato. Vabbè, perfetto. Siamo primi anche di un botto di punti dal secondo, perché ha fatto uno schifo Costa. Tra l'altro un italiano è arrivato settimo in questo evento. Direi che ci possiamo salutare qui, ragazzi. Nel prossimo video andremo a fare l'altro evento. Quindi, come sempre, voi commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Scherzo, trovate la pagina Facebook, Twitter, Google Plus. E noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Danks0689.